Il nostro DNA è Made in Florence, perché Firenze per noi è un punto di riferimento importantissimo. Culla del Rinascimento, culla del bello quindi, che influenzò i fondatori della nostra azienda, i quali si ispirarono molto alla bellezza in cui sono cresciuti in questa meravigliosa città. Oggi abbiamo la responsabilità di portare avanti questi valori nel mondo e perciò siamo orgogliosi di scrivere sulle nostre macchine Handmade in Florence. Da subito abbiamo trovato in La Marzocco una grande attitudine all'innovazione. Si tratta di un'azienda fatta di persone che vogliono guardare oltre, non hanno paura di confrontarsi e capiscono che è necessario investire tempo per discutere, capire e definire un proprio percorso di trasformazione digitale, per portare il digitale dentro il DNA aziendale. Le nuove generazioni hanno trovato nello Specialty Coffee uno sbocco molto importante. E questo è un caso molto interessante perché per una volta la tecnologia ha favorito lo sviluppo delle competenze e delle professioni anziché inibirle come spesso succede. La tecnologia e l'IoT sono visti come elementi esclusivi dell'industria, inconciliabili con le realtà artigianali e dell'eccellenza made in Italy. In realtà è esattamente il contrario. Le tecnologie 4.0 applicate alla metodologia artigianale ne esaltano le potenzialità. Da un lato migliorano la qualità del lavoro affiancando le fasi di produzione, dall'altro permettono di accelerare il processo di trasmissione del sapere artigianale attraverso la semplificazione della fase di formazione, tradizionalmente molto lunga e complessa. La cosa interessante è che Cisco nel nostro progetto ha il ruolo del tecnologo che ci aiuta a trovare partner e soluzioni. Pensiamo di adottarlo anche noi nel mondo delle macchine da caffè per creare sinergie con altri partners. L'innovazione, secondo noi, è fare qualcosa che non c'è. Ma è anche una bravata andata bene. C'è una sfida da cogliere nel lavorare in ottica 4.0, che è quella di acquisire nuove competenze e lavorare meglio guidati da una tecnologia semplice. La tecnologia è presente in modo trasversale a supporto dei processi per migliorarli e accelerarli. Con Cisco si instaura sempre una relazione bidirezionale, poiché ci poniamo come advisor e affianchiamo l'azienda in tutte le fasi. Il nostro obiettivo è che siano i clienti stessi a valorizzare il nostro brand, mettendoci al centro della loro strategia di business. Cisco è un partner stimolante che mi segue durante le fasi di lavoro e del processo creativo e mi permette di connettermi a 360 gradi. Qui alla Marzocco riteniamo che i big data siano un valore importantissimo di know-how aziendale. E grazie a Cisco stiamo iniziando un percorso di implementazione e di analisi di questi big data in modo che tutti noi ne possiamo usufruire. Grazie a Cisco abbiamo connesso le macchine al cloud e questo ci permette di raccogliere e registrare una quantità incredibile di dati. Gli ambiti in cui la Marzocco si sta approcciando al mondo IoT sono di tre tipi diversi. Il primo si chiama collaboration, il secondo riguarda i prodotti interconnessi e il terzo riguarda la fabbrica e la logistica ed è stato denominato Artigiano 4.0. Quella con Cisco, secondo noi, è forse la migliore partnership che abbiamo mai stretto. In questi 10 anni ho visto l'azienda evolversi radicalmente e l'IoT è la forza trainante di un nuovo ulteriore cambiamento. La nostra sfida non è soltanto cambiare, ma è creare valore aggiunto per tutti gli attori della filiera. È importante creare un legame forte tra fabbrica, concessionario, tecnico e barista. Connettere una macchina è semplice, bastano schede elettroniche. Più difficile è capire quali servizi ottenere grazie alla connettività o come utilizzare i dati raccolti. Per la Marzocco abbiamo cercato scalabilità, flessibilità dei servizi e un modello innovativo a sottoscrizione in linea con il trend di crescita dell'azienda. Con un'attenzione maniacale alla sicurezza. Tutto deve essere estremamente sicuro. Se non c'è sicurezza integrata in ogni parte del processo, si può perdere con grande facilità un vantaggio competitivo sviluppato in anni di ricerca e sviluppo. Il progetto pilota delle macchine connesse raccoglie dati al fine di monitorare e allungare il ciclo di vita delle nostre macchine, andando anche a migliorare la qualità dell'espresso in tazza. Il processo decisionale alla Marzocco è cambiato grazie all'aiuto dei dati, che ci aiutano a avere una visione più completa. Le macchine collegate all'IoT ci daranno l'opportunità di lavorare su 3 punti fondamentali per lo sviluppo del nostro futuro. La durata delle macchine stesse,
la qualità della bevanda in tazza e la salute del consumatore. E quando avremo dati sufficienti, potremo addirittura pensare di sviluppare le macchine nel futuro. Sono stata una fotoreporter e ho vissuto gli anni del passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale. Ma ho commesso un grande errore, che è stato quello di resistere al cambiamento invece di provare a capire e ad abbracciarlo. Penso di aver imparato da questo errore e di avere adesso un'apertura mentale diversa. La tecnologia può avere questo impatto destabilizzante, ma bisogna provare a capire e coglierne l'opportunità. L'Accademia sarà un luogo di propulsione al futuro. E visto che siamo qui, mi piace cogliere l'occasione per parlare dell'intelligenza delle piante. C'è un'immagine molto forte che trovo rivoluzionaria, che è quella di una pianta connessa alla tecnologia. Possiamo imparare tantissimo dalle piante, perché sono organismi pionieri che hanno un'intelligenza diffusa. Il focus non è sulla macchina, ma sulle relazioni umane che si costruiscono anche attraverso la macchina. Vogliamo creare uno spazio di incontro tecnologico e connesso dove il barista è in contatto con il coltivatore. È un percorso formativo adaptive, anche grazie alla tecnologia Cisco, che ci aiuterà a rendere esperibili le competenze acquisite. Grazie all'utilizzo di questa tecnologia potremo attivare la community e organizzare una piattaforma per costruire relazioni. La filiera del caffè è sempre stata monodirezionale. Oggi cambia. Grazie alla tecnologia di Cisco stiamo creando uno spazio tecnologico ed interconnesso.